Benvenuti a 800 Oscuro. Leida è una cittadina olandese che sorge sulle rive del vecchio Reno, a circa 20 km a nord dall'Aia e 40 km a sud di Amsterdam. Ha dato i natali al celebre pittore Rembrandt ed è nota per ospitare la più antica università dei Paesi Bassi. Fu proprio nel retro dell'Accademia che a fine Cinquecento venne realizzato un hortus academicus a beneficio degli studenti di medicina e come prefetto fu incaricato il famoso botanico Carolus Clusius. La conoscenza, la reputazione e i contatti internazionali di Clusius gli permisero di organizzare una collezione di piante molto vasta. Clusius ordinò anche alla Compagnia Olandese delle Indie Orientali di raccogliere specie di piante fresche ed essiccate. Il giardino originale da lui costruito era piccolo, poco più di 40 metri, ma conteneva oltre 1000 piante diverse. La collezione di piante tropicali e subtropicali fu continuata dai successori del famoso botanico e, circa 250 anni dopo, un altro vasto contributo alle collezioni fu dato da Philipp Franz von Siebold, un medico tedesco che lavorò a Deshima, in Giappone, per la Compagnia Olandese delle Indie dal 1823 al 29. Durante il periodo trascorso in Giappone, raccolse piante essiccate viventi provenienti da ogni parte del Giappone, come anche animali, oggetti etnografici, mappe, e mandò tutto a Leida. Parliamo insomma di un luogo di cultura fertile, intellettualmente stimolante, in particolare in epoca rinascimentale. Ma come ovunque nel mondo, in particolare nell'Ottocento, c'è una parte della società meno visibile e meno conosciuta, quella degli umili, che di botanica e di studi universitari non sentirono mai parlare nel corso della loro spesso breve esistenza. Una folla di uomini, donne e bambini che di rado conosciamo come singole individualità, tranne in qualche caso che però, il più delle volte, si tratta di casi terribili, fanno clamore per la loro atrocità più che per un interesse storico o culturale. Tra di loro spicca una donna ed è la protagonista del racconto di oggi. Il suo nome è Maria Katharina Swanenburg. Maria nacque il 9 settembre 1839 da una coppia di umili origini. Il padre, operaio, si chiamava Clemens Swanenburg, sua madre casalinga Johanna Dingian. Ma il nome fu più azzeccato per una bimba. Maria, infatti, significa afflitta e amareggiata, ovviamente per la morte di Gesù, ma anche signora e padrona e ancora amata e cara. Come scopriremo tra poco, il carattere e la vita della nostra Maria ne abbracciavano tutte le sfaccettature etimologiche. La sua famiglia abitava in un povero quartiere della periferia di Leida e a lei, fin da bambina, fu assegnato un compito, quello di prendersi cura dei malati. Li lavava, svolgeva le faccende di casa al loro posto, si offriva di far loro la spesa. Quando aveva 12 anni, però, si dovette trasferire in un bugigattolo ancora più misero con i genitori e i fratelli perché la famiglia, a causa di alcuni affitti arretrati, era stata sfrattata. Della sua adolescenza conosciamo poco. Sappiamo che ebbe due figlie da nubile che però morirono in tenera età. Il 13 maggio del 68, ormai quasi trentenne, Maria si sposò con un fabbro che lavorava presso una fucina cittadina, un certo Johannes van der Linden. Da lui avrà ben 5 figli e 2 figlie. Il loro matrimonio durò quasi 20 anni, fino al 29 gennaio dell'86. Maria trascorreva le sue giornate nei quartieri poveri della cittadina olandese, dove era conosciuta come una donna di buon carattere, sempre disponibile e che spesso si prendeva cura di malati e dei bambini. Proprio per la sua tenacia e la sua tenerezza, quella tenerezza che mostrava coi fragili, tutti la chiamavano con un soprannome.
Goeie mie, mie la buona. C'era però un piccolo particolare di cui nessuno si era reso conto. Per ogni bimbo o malato di cui si prendeva cura, amico o parente che fosse, aveva iniziato a stipulare un'assicurazione sulla vita a suo nome, cosa che purtroppo ai tempi era lecita. Questa abitudine iniziò nel 1880, quando ormai Maria era una donna adulta, fatta e finita, e probabilmente in casa scarseggiava il denaro. La buona Mie, che come scopriremo più avanti, in realtà aveva un carattere duro, impermeabile alle emozioni e dai tratti decisamente vicini a quelli che i criminologi contemporanei riferiscono alle personalità psicopatiche, per assicurarsi gli introiti che aveva pianificato, aveva iniziato a somministrare arsenico ai suoi assistiti. Per lei era facile procurarselo, oltre alla fama di pia donna che le apriva tutte le porte, aveva iniziato a procurarsi il veleno tramite fornitori di prodotti di disinfestazione e ripulitura di muri, guarda caso a base di arsenico, con la scusa di ripulire le case dei suoi poveri assistiti dai ratti e dagli insetti. In 3 anni iniziarono a fioccare morti, mentre la donna intascava premi assicurativi ed eredità dalla povera gente. Partì dalla sua famiglia. Le prime 2 vittime furono infatti i suoi genitori. Poi passò alla sorellastra Cornelia van der Linden, che morì il 30 maggio dell'81. Anche la cugina Willem, il 15 luglio dell'81, fece la stessa fine. Il 1 novembre dello stesso anno ci fu un'altra vittima, un certo Arend. Più passava il tempo e più Maria si faceva avida. Così iniziò a sterminare intere famiglie, compresi i bambini. Pare abbia anche ucciso 2 dei suoi figli più piccoli, ma non ne abbiamo certezza, anche perché all'epoca fame, epidemie e malattie la facevano da padrone. L'unico vero scampato fu suo marito, una delle persone più vicine a lei, che fu incredibilmente risparmiato. Gli omicidi che le furono attribuiti con certezza furono ben 27, mentre almeno 50 persone che aveva provato ad avvelenare sopravvissero, portando però con sé problemi di salute per il resto della loro vita. L'errore fatale che spezzò la lunga catena dei delitti avvenne nel dicembre dell'83, quando Maria provò ad avvelenare una bambina di 5 anni della porta accanto, della quale si prendeva cura, nonché la sua intera famiglia. Aveva infatti versato di nascosto l'arsenico in una zuppa d'orzo che aveva offerto con gentilezza ai vicini, ma le dosi non erano sufficienti. I membri della famiglia se la cavarono con grandi dolori di stomaco e 2 di loro, sentendo lo strano sapore nel piatto, avevano allertato la polizia. Maria Katharina Swanenburg venne arrestata il 15 dicembre e piano piano fu collegata a una lunga serie di morti sospette. Vennero riesumati ed esaminati 15 corpi e si rilevò la presenza di arsenico. A seguito di un ulteriore controllo delle sue finanze, gli agenti valutarono che la donna si era intascata in poco tempo ben 3.000 fiorini. Vennero raccolte le testimonianze dei vicini, dei parenti e di altre conoscenze. Tutti confermarono che era lei l'ultima persona che aveva trascorso del tempo con le vittime. L'indagine prese in analisi oltre 90 morti sospette e richiese più di 1 anno e mezzo per essere completata. Il processo iniziò il 23 aprile del 1885 al Tribunale dell'Aia e il giudice istruttore dispose un esame dello stato d'animo e delle facoltà mentali dell'imputata, che venne condotto da 2 medici. Gli esperti giudicarono che la sua mente mostrava un alto grado di insensibilità, ma che tutti gli esami fisici e psicologici li autorizzarono a dichiarare che l'imputata era in pieno possesso delle sue facoltà mentali. Per lei fu richiesta una condanna a vita. Weiland, l'avvocato della difesa, cercò di farla passare per malata di mente, descrivendo il suo caso come un'anomalia psicologica, un errore della natura,
ma gli psichiatri confermarono che era pienamente in grado di intendere e di volere. Il 1° maggio dell'85 fu condannata all'ergastolo e condotta nelle carceri di Schertogenbosch e Horinghen. Il 29 giugno dello stesso anno la Corte Suprema respinse il ricorso in Cassazione. Morì in carcere l'11 aprile del 1915, all'età di 75 anni, mentre già era scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Le sue atrocità le valsero la nomea di peggior serial killer d'Olanda e guadagnò un secondo soprannome, Leyds Hivmengster, cioè l'avvelenatrice di Leida. Grazie per aver ascoltato il primo episodio della seconda stagione di 800 Oscuro, dedicata alle donne criminali dell'Ottocento. Vi parlerò di donne un po' di tutto il mondo, fredde e determinate, senza un filo di empatia, spesso più furbe dei loro colleghi uomini. Come molti di voi sanno, il loro modus operandi è più sottile di quello degli uomini e il più delle volte vengono scoperte perché commettono un madornale errore. Nulla ci vieta di pensare che ce ne fossero innumerevoli altre che non sono mai state scoperte, chissà. Ci sentiamo alla prossima storia.